Buongiorno a tutti ed eccoci qui finalmente all'attesissimo momento dell'angolo di Francesca, Ufology World, il format che vi accompagnerà in 12 puntate nel mondo dell'ignoto, nel mondo del mistero e nel mondo di tutto ciò che la nostra ragione non riesce a concepire, non riesce a decifrare o non vuole concepire e decifrare. Ci accompagnerà la nostra mascotte, Francesca, l'orsacchiotta Francesca, che sarà con noi per 12 puntate. Iniziamo oggi ad analizzare gli avvistamenti che tanto hanno destato scalpore, clamore mediatico anche nell'opinione pubblica a livello mondiale. A partire dal settembre 2017 fino a gennaio 2021, lasso di tempo in cui sono stati resi pubblici dei video, quindi dei filmati di avvistamenti all'interno dello spazio aereo americano da parte delle portaerei della flotta, la più imponente e importante flotta militare mondiale, che è quella degli Stati Uniti, quindi delle portaeree USS Kidd, John F. Russell, Princeton, Omaha e altre ancora. Ci tengo molto all'Omaha perché poi vedremo che questi avvistamenti che sono stati definiti UAP, quindi stiamo parlando di un nuovo acronimo che si contrappone a quello di UFO, Unidentified Flying Object, che vuol dire appunto Unidentified Aerial Phenomenon. Quindi si parla di fenomeni aerei e non più di oggetti. Quindi stiamo parlando di oggetti, quindi fenomeni, in questo caso aerei. Per così dire, di una tecnologia sconosciuta, di una tecnologia impressionante, in quanto questi fenomeni aerei che sono stati impressi in questi filmati e sono stati ripresi da ovviamente sensori a infrarossi altamente avanzati e tecnologici, quindi che sono in grado di filmare, sebbene per pochi secondi, questi fenomeni aerei, questi UAP che presenterebbero una tecnologia incredibile, una tecnologia che viola le leggi della fisica, una tecnologia che nessun scienziato terrestre, nessun ente di ricerca terrestre è comunque in grado di poter definire, di poter comprendere quali sono le leggi della fisica a noi sconosciute, che le muovono. Perché? Allora, noi stiamo parlando di oggetti, in questo caso di fenomeni aerei, perché vi spiegherò, le varie ipotesi papabili e plausibili, che io porto avanti. Chi mi segue sa che da quando è iniziata, diciamo, la divulgazione di questi filmati UAP Oltre America, vengo chiamata dalle agenzie di stampa internazionali, in primis dall'ADN Cronos, per appunto dare il mio parere su cosa sta accadendo a livello mondiale. Adesso ve lo spiegherò qui nell'angolo di Francesca. Allora, questa nuova tecnologia che improvvisamente, diciamo, in maniera per così dire, fantastica, fantomatica anche, ha fatto irruzione nei spazi aerei americani e soprattutto è stata resa pubblica improvvisamente. Stiamo parlando di una tecnologia che addirittura forza per così dire le leggi della fisica con andando addirittura oltre i 600-700 G di gravità, tenete conto che un pilota da caccia può sopportare 9 G per ipotizziamo qualche secondo. Quindi immaginatevi un fenomeno aereo, un qualsiasi apparato, chiamiamolo così, che forse è più consono, più che fenomeno, parlare intanto di apparato, qualsiasi apparato aereo
non identificato, quindi che appunto vogliamo chiamare fenomeno, arrivi a una forza di gravità di 600-700 più o meno G, non ha nulla di umano, ma diciamo ha qualcosa, per così dire, di fantomatico, come ho detto all'inizio, per così dire di fantastico. Inoltre siamo più o meno sui 21.000 km di velocità costante, quindi velocità impensabili, quindi una tecnologia addirittura che non ha mezzi di propulsione, che quindi supera ovviamente, visto che sono stati registrati picchi di 21.000 km orari, anche diciamo la barriera del suono, senza il classico boom sonico, ma questo, diciamo, vedendo tutte le caratteristiche che hanno questi UAP, diciamo questa a mio avviso è la meno inquietante. Dicevo, quindi una tecnologia che resiste a una forza di gravità di 600-700 G, che non ha mezzi di propulsione, che non ha ali, che non ha nulla, un appendice per il sollevamento, che difficilmente viene ripresa dai radar, se non per pochi secondi, che addirittura noi abbiamo un avvistamento che fu fatto nell'USS Omaha nel luglio del 2019, dove addirittura questi circa 10 oggetti circondavano questa portaerei mastodontica, questa portaerei americana, e addirittura vennero ripresi con delle velocità incredibili, con dei moti impromptu, cioè dei moti che non hanno nulla a che vedere con le leggi della fisica che noi conosciamo. Addirittura, dicevo, andavano nell'aria ma anche nell'acqua, quindi stiamo parlando di oggetti trasmediali. Cioè, che cosa vuol dire oggetto trasmediale? Vuol dire un oggetto che praticamente è in grado di volare sempre in maniera non a noi conosciuta, nell'aria come nell'acqua, e sottolineo io, e anche nello spazio, perché se è in grado questa diciamo nuova tecnologia di fare queste manovre così impervie, così che violano ogni legge della gravità, sicuramente sono in grado anche di farlo nello spazio. Ma questo sarà poi argomento di un'altra puntata, perché io vi spiegherò a questo punto, però riferendoci agli UFO, quindi ad un oggetto volante non identificato, io vi spiegherò in base a che cosa questi UFO sono in grado di arrivare sulla Terra da altre dimensioni, dallo spazio-tempo, dai wormhole, quindi dai tunnel spaziali, dai portali, e viaggiare nello spazio-tempo attraverso le leggi della fisica, quindi attraverso una teoria che si chiama teoria parafisica. Detto questo, riconcentriamoci, ritorniamo, perché avremo 12 puntate, quindi avremo tutto il modo di poter approfondire nel dettaglio ogni argomento di questo fantastico mondo dell'ignoto che ci circonda, e che riusciremo a fare nostro e a comprendere nel corso delle puntate. Questi filmati rilasciati dalla Marina Militare sono stati rilasciati a partire da settembre 2017 fino a maggio 2021. La cosa fondamentale, ma qui bisogna aprire una breve parentesi, perché c'è una piccola diatriba che adesso vi spiegherò e vi dipanerò la matassa, i fili della matassa io. Allora, il Pentagono ha dichiarato che questi video sono autentici, quindi molte persone hanno gridato è un UFO, hanno dichiarato che è autentico, un UFO. Attenzione, il Pentagono ha dichiarato autentico, non manipolato. Che cosa vuol dire? Vuol dire che quel video è genuino, non è stato manipolato. Però facciamo molta attenzione.
prendiamo l'ipotesi di un illusionista che sta facendo quindi un trucco, è un illusionista, noi filmiamo mentre lui fa questo trucco, ebbene noi possiamo dichiarare che il filmato è genuino, ma noi non sappiamo di fatto quale sia poi il trucco che questo illusionista ha fatto fino a che poi non lo scopriamo. Quindi che cosa vuol dire questo? Perché c'è un paradosso di fondo? Perché il Pentagono dichiara, sì, attenzione, i video sono autentici, ma non sono mai stati manipolati, quindi ovviamente, visto che rilasciati dalla Marina Militare. Ma il Pentagono non dà altre giustificazioni fino al rilascio poi di documenti che sono stati rilasciati a giugno, ma che, attenzione, sono documenti parziali, non classificati, cioè il Pentagono ci ha rilasciato adesso, perché è questione recente, a giugno, ci ha rilasciato una documentazione non classificata, e consentitemi, una documentazione non classificata vuol dire che non ha interesse, per una studiosa come me perde di interesse. Ma ritorniamo, concentriamoci sul lasso di tempo che parte da settembre 2017 e poi arriveremo con calma a capire una serie di situazioni anche dal punto di vista cronologico. Allora, 2017 a settembre vengono rilasciati, iniziano a essere rilasciati questi video. Ora attenzione, perché a dicembre del 2017 il New York Times, e tenete conto che il New York Times è un giornale, per così dire, collegato diciamo al governo, all'intelligence, spesso rilascia diciamo degli scoop, per così dire, perché fa da volano poi alle dichiarazioni vere e proprie dell'intelligence e del Pentagono. Che cosa succede? Che a dicembre del 2017 il New York Times dichiara, attenzione, abbiamo scoperto che c'era un progetto segreto, top secret, classificato, la AATP, che sarebbe l'acronimo di Advanced Aerospace 3, attenzione, 3, che cos'è? Vuol dire minaccia in inglese, menace en français, cioè che cosa vuol dire? Era un progetto identification program delle minacce. A capo di questo progetto ci sarebbe stato chi sta dentro un attimo a seguire un po' i personaggi a livello internazionale che si muovono nel mondo ufologico, saprà che Luis Elizondo è un, da quello che è trapelato, lavorava nell'intelligence, 1007, fra virgolette ufologo, quindi è interessato diciamo a tutte queste situazioni, che per così dire rivela diciamo appunto che è stato direttore di questo programma segreto che sarebbe partito diciamo a dire del diciamo dei giornali del New York Times, sarebbe partito più o meno dal 2009, quindi però attenzione, 2009, ma il Pentagono nega e dice no, è un progetto che poi è finito nel 2012, sebbene il New York Times insiste, no, è arrivato fino al 2017. Ma qual è la cosa grave, se effettivamente questo segreto, che poi segreto non è, se è poi trapelato di questo presunto progetto segreto AATP? Allora, chi c'è dietro? Dietro c'è John Reid. Chi è John Reid? È un senatore democratico, della maggioranza democratica, diciamo, quel periodo del Senato, che praticamente in Nevada, che praticamente è anche lui considerato uno studioso di spazio, ufologia, quindi con questi interessi, spinge il Senato per riuscire ad avere un finanziamento per poter fare questo AATP. Robert Bangalow,
che era un miliardario, è un miliardario tuttora, ed è a capo di questo diciamo di questo di questa società che è di produzione, per così dire, che riesce ad avere questi finanziamenti, ad avere questi filmati. Quindi stiamo parlando del 2017. Perché? Perché tramite il FOIA, chi non lo sa, il FOIA è una, è praticamente una richiesta libera, freedom, appunto, richiesta libera che si fa al governo americano per avere determinate informazioni, e vengono concesse a determinate situazioni, a determinati enti, se queste informazioni non sono rilasciate, non sono una minaccia per gli Stati Uniti, quindi per l'intero governo. Quindi tramite il FOIA Reid e il suo amico miliardario riescono ad avere questi filmati e a sempre secondo il New York Times, secondo quello che trapela, e riescono per così dire a capire che ci sono dei fenomeni aerei che violano lo spazio aereo. Quindi tutto lo scandalo parte poi dal 2017, diciamo, no? Quindi le prime ammissioni, mezza ammissioni, ammissioni a mezza bocca, nomi, personaggi, diciamo tutta una serie, una matassa che pian piano si va a dipanare con il rilascio che c'è stato appunto a giugno 2021 di questi diciamo documenti che, ripeto, sinceramente lasciano un po' il tempo che trovano, perché sono documenti non classificati. Quindi Robert Bigelow, questo miliardario amico di Robert Reid, riesce ad avere tramite il FOIA, come vi ho detto, che è Freedom of Information Act, quindi diciamo un ente particolarmente quotato può richiedere, se non rappresenta una minaccia per gli Stati Uniti, può richiedere appunto delle informazioni per avere una serie di situazioni, come è successo per la società di Los Angeles di Bigelow. Io ho dichiarato, tra l'altro mi è stato chiesto da delle agenzie di stampa internazionali che mi segue, lo Sabian e Kronos, una delle tante, mi è stato chiesto appunto di commentare anche ciò che il New York Times ha rilasciato appunto a maggio nelle sue dichiarazioni, per cui vi dico, il New York Times ha sempre giocato un ruolo in questa storia molto ambigua, nel senso, è pagato dal governo, è pagato dai governativi, è pagato dall'intelligence, è pagato dagli infiltrati, è pagato, per così dire, da chi in qualche modo decide di parlare, quindi andando contro il governo. Quindi il ruolo, diciamo, del New York Times, come ho detto all'inizio di questa puntata, è molto ambiguo. Ora devo aprire per forza una parentesi a questo punto, perché ho parlato di AATP, quindi di un progetto segreto. Allora, non scordiamoci, qui parlo dal punto di vista storico, che dopo il 1947 l'America, visto che stiamo parlando in questo caso, lo scalpore è stato dato da queste incursioni che questi UAP hanno fatto, quindi principalmente a danno, per così dire, dell'America, se di danno si parla sino adesso, perché queste incursioni avvengono in prossimità delle portaerei della Marina Militare Americana e quindi dello spazio aereo americano. Allora, nel 1947, dopo la Seconda Guerra Mondiale, partirono in America una serie di progetti più o meno segreti che portarono poi al Project Blue Book, il famosissimo Project Blue Book. Ma prima del Blue Book, adesso ve lo accenno rapidamente per farvi capire un attimo di cosa si tratta, ma prima del Blue Book ci fu il progetto, Sign, Grunge, Twinkle, per poi arrivare al Blue Book, tutti i progetti che avevano lo scopo di monitorare, studiare, capire se c'erano delle incursioni dangereuse, pericolose, possibili
un possibile pericolo per la nazione intera all'interno degli spazi, dei propri spazi aerei. Ora, il Blue Book potrei dedicare una puntata intera, non è detto che non lo faccia in futuro, perché gli argomenti sono veramente tantissimi da analizzare, però vi dico che il Blue Book vedeva tra i consulenti anche l'astrofisico Joseph Allen Hynek, che praticamente ve ne parlerò approfonditamente quando nella puntata parlerò della teoria parafisica legata a UFO, quindi a Unidentified Flying Object. E perché no, attenzione, è molto calzante per quanto riguarda anche questi UAP, quindi i fenomeni aerei non identificati con questa tecnologia clamorosa che violano in maniera, per così dire, sconvolgente le leggi della fisica che noi conosciamo, quindi le leggi della fisica che noi appunto abbiamo come nozione e come nozioni. A questo punto, a fine puntata, vi lascio con la mia conclusione, che analizzeremo poi nel particolare. Ma che cosa sono questi UAP ripresi da questi sensori a infrarossi ad alta tecnologia? Cosa sono in realtà? Ciò che ci ha detto il Pentagono, che ha rilasciato a giugno, corrisponde a verità? Un dossier lungo, fumoso, ma in realtà che cosa sono gli UAP? E se la prima ipotesi è quella di una tecnologia in mano agli americani, potrebbe questa tecnologia essere stata presa da realtà extraterrestri con i quali gli americani sono in contatto? Per motivi che ovviamente top secret, per motivi blindati, per motivi che solo un'elite di pochi possono sapere. Due, e se invece questi UAP fossero degli UFO, degli Unidentified Flying Object, ovvero degli oggetti volanti non identificati che giungono a noi attraverso dei portali, attraverso dei worm, attraverso lo spazio-tempo, grazie alla teoria parafisica che ci spiega dettagliatamente nel particolare come fanno civiltà, entità, realtà extraterrestri a giungere nel corso della storia nel nostro pianeta. Vi aspettiamo alla prossima puntata con nuove tematiche misteriose, dove affronteremo ciò che la nostra mente, la nostra ragione non vuole spiegarsi, ma noi vi spiegheremo in Ufology World, l'angolo di Francesca. Vi saluta anche l'orsacchiotta Francesca, vi saluta Latina Press, che ringrazio in questi fantastici studi dove mi trovo e dove presto verrete anche voi come pubblico a vedere la registrazione delle puntate. Francesca, l'angolo di Francesca, Ufology World. Vi aspetto anche su www.ufologyworld.it e ai miei prossimi eventi mensili, nell'attesa della prossima puntata. Un bisou a tutti.